Allora, siamo qua con Galluzzo e Struvaldi della Valsecca, dirigenti, Galluzzo anche allenatore in questa seconda parte del campionato. Avete perso proprio all'ultimo la finale dei playoff sul campo del Recreativo. Ci sarà sicuramente per questa partita qualche rimpianto da parte vostra, perché eravate rimasti anche in superiorità numerica, eravate in vantaggio a 4 minuti dalla fine dei regolamentari, il vostro avversario è riuscito a pareggiarvi, poi ci avete provato nei supplementari, parta molto spezzettata, nel recupero un contropiede e l'hanno conclusa loro con un 3-2. Un commento, chi volete, inizi pure chi vuole. Il commento è che innanzitutto volevamo ringraziare tutti i ragazzi, sì, per quello che hanno fatto durante la stagione, ringraziare tutti quanti, a partire da, anche dal mister Bernardeschi che c'era prima, a partire, sì, da tutti i ragazzi che nonostante gli infortuni hanno continuato a venire all'allenamento, a partire, certo, da Luigi e Maurizio che hanno portato avanti il progetto, cioè sì, era, per noi era l'esordio e direi che ci siamo comportati secondo il nostro punto di vista più che bene. Certo. Certo, volevamo regalare questa vittoria stasera, soprattutto al presidente, sì, che non poteva essere presente, a Simone, a Fabio e a tutti quei ragazzi che hanno fino alla fine creduto in questo progetto. Non ce l'abbiamo fatta, però noi moralmente siamo soddisfatti, cioè siamo contenti dei nostri ragazzi, almeno penso che il pensiero sia quello. Sì. Abbiamo perso, merito a loro che hanno vinto stasera. Sicuramente la fortuna non ha girato dalla nostra parte quest'anno, perché anche stasera si è visto, dopo 10 minuti avevamo un attaccante, si è fatto male Cavallini che aveva segnato il gol. Non vogliamo recriminare su niente, cioè quelli che, sì, erano in campo hanno dato tutto stasera, più del solito, quindi siamo contenti così. La stagione non è ancora finita, però, perché adesso avrete domenica prossima la finalissima in campo neutro contro il Ponte Carrega. Eravate le due squadre che per gran parte del campionato vi siete contese il primo posto, poi voi nel girone di ritorno, complice anche magari delle assenze, siete un po' calati, vi ha anche scavalcato il Recreativo, avete sempre fatto un campionato comunque ai vertici e ora domenica avrete la possibilità di cercare di concludere al meglio questa stagione contro la squadra che ha vinto questo campionato. Sì, torneremo domenica a rifarci da questa sera, sì, e se lo spirito sarà quello di stasera ce la giocheremo assolutamente con una squadra forte come Recreativa, appunto facciamo i complimenti, sì, molto forte. Noi purtroppo nella seconda parte di stagione abbiamo subito un po' troppi infortuni, sì, che hanno influito sul rendimento della squadra, ma chi è andato in campo comunque vada fino all'ultimo e si è visto stasera, ha dato di tutto per noi, sì, per la società, e per i compagni, per il presidente, e volevo fare anche un ringraziamento ai tifosi che sono venuti, sì, anche oggi tantissimi, sì, e li aspettiamo anche domenica prossima sperando di regalarci una gioia e regalarci anche per noi. Benissimo, complimenti per quanto fatto finora in campionato e in bocca al lupo per la vostra finalissima, grazie, di domenica prossima. Grazie, grazie.